Ok. Bago. Si sente tutto? Va Sì. bene. Ok. Vai. Immaginate, è una notte d'estate, c'è caldo e il silenzio è rotto soltanto dal canto delle cicale. E voi siete lassù, nell'aria, immersi nel buio. C'è solo una piccola luce lontana, come nel volo di notte di Saint-Exupéry. Le vallées et les cols, les jungles et les cils, les idées et les paroles, ça se survole, ça se survole. Des ailes d'acier et le monde en dessous. Allô, tour de contrôle, répondez-nous. Répondez-nous. Oh, ah ouais, ah ouais. Oh. Ici, j'aime la nuit, les lumières de la vie qui défile. Ici, j'aime la nuit, les lumières de la vie qui défile. À la radio, on capte ce message sans fin. Veuillez maintenir le cap et tout ira bien. Tout ira bien. Les pays et les âmes sont petits vus d'ici. La vie internet en somme, qu'un vol de nuit, qu'un vol de nuit. Oh, ah, ah ouais, ah ouais. Oh, ah, ah ouais, ah ouais. Ici. J'aime la nuit, les lumières de la vie qui défile. Ici, j'aime la nuit, les lumières de la vie qui défile. Oh, ici, j'aime la nuit, la lumière de la vie qui défile. Ici, j'aime la nuit, la lumière de la ville. La vie qui défile. Allora, la puntata è finita.
è finita, ci vediamo domenica, ci vediamo fra 20 secondi, niente, la sigla e poi partiamo. E siamo tornati alla quarta puntata di Sul Divano Leggeri. Se un mese fa ci avessero detto che tra 4 settimane saremmo stati ancora entusiasti e contenti di immaginare questo spazio, avremmo detto voi siete matti, e invece soprattutto ci sta piacendo. Soprattutto io, dicono i maligni. Invece ci sta piacendo e siamo sempre noi, Nicola Muscas, Paola Soriga, Flavio Soriga, Renzo Cugis, ma non siamo soli come sempre, Renzo, no? Non siamo soli, abbiamo sentito questa ragazza che ha un piccolo problema di pronuncia perché parla un po' con la remoscia. E di Quartuccio. E di Quartuccio, di Quartuccio. Sono venuti a trovarci direttamente da Dijon, Ludi Franco e Jérôme Brailler. Benvenuti. Ciao, benvenuti. Grazie. Intanto, cosa ci fate a Dijon? Cosa ci facciamo? Non siamo proprio a Dijon, siamo a Malin, la Mediolanum francese. Siamo a una 20 di chilometri da Dijon, in campagna, ci abitiamo da un po' più di 10 anni. E insomma, ci siamo fatti uno studio in questa casetta di campagna e poi cerchiamo di creare delle canzoni e vivere di musica. E vi siete anche fatti un piccolo orto in giardino, perché l'ho visto, mi ha mandato una foto con un orto straordinario. Noi stiamo seguendo un filone musicisti in campagna, praticamente. Sì, esatto. Tra Carlo, Arrogalla e voi. Beh sì, perché in realtà siamo tutti quanti braccia rubate all'agricoltura, quindi ci stiamo tornando. Randaggio proponeva di riportare le sue braccia all'agricoltura, che non è neanche una cosa... Voi siete musicisti professionisti, raccontaci qualcosa, Lu, della tua esperienza. Tu sei partita dalla Sardegna, sei sarda, e sei andata a vivere questa esperienza di vita appunto in Francia, per poi trasferirti, rimanere lì e fare una carriera... artistica, musicale di altissimo livello. Sì, allora io sono partita da Terralba, praticamente mio padre mi ha buttato fuori a calci perché facevo l'università, la facoltà di lingue, quindi mi ha detto se vuoi imparare la lingua devi andare sul posto, quindi mi ha spinto a partire in Francia con l'Erasmus, per fortuna e per sfortuna, perché insomma da allora non mi vede più praticamente, perché ci sono rimasta. Quindi... Non erano questi i patti, diciamo. No, in realtà no, lui sperava che tornassi. Ma com'è iniziato a suonare lui? Difficile venendo da Terralba iniziare a cantare in francese, peraltro. Sì, all'inizio è stato difficile perché inventavo frasi che non volevano dire niente in francese, già prima di tutto. Poi, meno male, ho incontrato lui insieme. Ci siamo incontrati in un locale in cui si facevano delle jam session di jazz manouche all'epoca, era tanto alla moda. E abbiamo iniziato così e poi ci siamo detti, no, il jazz è troppo difficile per noi, ti rubo la battuta, Renzo. Cioè non avete fatto come Renzo e l'Armeria dei Briganti, che si è circondato di 8 musicisti per sopperire a questa difficoltà. Solo per poter stare al centro e non essere notato. No, sì, all'inizio abbiamo montato una bella equipe, eravamo in tanti a suonare, abbiamo montato questo progetto proprio di chanson française, si chiama così qua, insomma. Abbiamo avuto un grosso sostegno da un artista che è molto conosciuto qua e quindi siamo riusciti ad andare avanti molto velocemente. Che? Cioè chi è? Allora, l'artista si chiama Yves Jamais. Io lo sapevo, ho chiesto ma lo sapevo. Certo. Senti, ma prima della pandemia stavate per fare dei concerti importanti, cioè quanto dolore per le mancate date c'è, a parte ovviamente la tragedia generale, insomma, ma per il vostro lavoro. Jérôme, tu? Io direi che questa pandemia ci ha tagliato una metà tournée. Eravate pronti a partire? Sì, sì, già. Io ero in tournée, ho perso 25 dati al minimo. E poi 25 dati per quest'anno, ma abbiamo un sistema in Francia che vuol dire anche che l'anno prossimo è anche perso, capito? Sì, anche in Italia. Senti, e invece che cosa state facendo? State scrivendo molto, componendo o solo dedicandovi alla campagna? Ah, stiamo facendo l'orto. Veramente. Okay, vabbè tu lui hai appena pubblicato l'ultimo album, insomma. Sì, è uscito un paio di mesi fa, però effettivamente la tournée per come la si chiama? Si chiama 99 Saudades.
Che è chiaro, che vuol dire, io lo so. Allora, dovrei pronunciarlo piuttosto Sodagi, perché è portoghese. Ah, si può comprare tipo su IBS, quei siti dove vengono... Allora, fisicamente non è distribuito, è distribuito soltanto in formato digitale, quindi lo puoi scaricare su tutte le piattaforme. Ma si e state facendo molti concerti in collegamento come questo? No, assolutamente, rifiuto un po' di farlo. Ah, che bello, quindi è un privilegio per noi. Ma adesso, Renzo, sbaglio, abbiamo l'ufficio diritti aveva... contrattato una seconda esibizione, o non lo sanno? Assolutamente, assolutamente, anche perché abbiamo detto non vi paghiamo la prima, ma non vi paghiamo neanche la seconda, e hanno accettato. Dai, ascolta, okay. Jerome, prima però ti devo chiedere una cosa, Jerome. Come si dice cece in sardo? Non lo sai. Che delusione. Lo sai, lo puoi no. Ah, sì, allora aspetta. Narado. No, mi dispiace. Allora, ah, però c'eri Piccicella. Cicili l'ha detto. Sapete che è molto difficile da pronunciare per un francese. Un aneddoto velocissimo. Siccome loro abitano appunto a Dijon, che mi hanno detto è il punto più lontano dal mare, no? Praticamente se vuoi andare al mare il punto più lontano è Dijon. E una volta gli ho chiesto, ma a te non piace andare al mare? E lui mi aveva risposto serissimo e mi aveva detto, secondo lui, che vuol dire per il nome sardo. Però ho detto, secondo te, come dire, però ho detto proprio bene, con i tempi giusti del sardo. Aspetta. Allora, è una vecchissima canzone, si chiama Un anno sulla pluie, vuol dire un anno sotto la pioggia, è praticamente una voglia di restare chiusi in casa che avevamo tanti anni fa. E non vi è passata. Ma in realtà stiamo bene. Quindi la rifacciamo. 1, 2, 3, 4. Okay. Une année sous la pluie, entrons vite nous mettre à l'abri, et passons une année sous la pluie. La pluie fera des flaques, nous ne ferons rien, je passerai mes jours couchés sur le ventre et mes nuits sur le tien. Fermons à double tour, tirons les rideaux, nous n'écouterons pas les informations, seulement la météo. Dehors, le ciel s'écroule, la vie s'écoule, le temps nous oublie. Nous tombons amoureux, comme tombe la pluie. Ah, ah, ah. Une année sous la pluie, entrons vite nous mettre à l'abri, et passons une année sous la pluie. Les gouttes mouillent la rue, les passants sont perdus, nous regardons le monde tourner à l'envers quand le ciel touche la terre. Cachés bien au chaud, tenons l'un contre l'autre, nos deux corps seraient à l'abri du monde. Lorsque le tonnerre gronde, dehors la foudre tombe, les nuages fondent, la vie nous oublie. Nous prenons notre temps, comme l'on prend la pluie, une année sous la pluie. Entrons vite, nous mettre à l'abri, et passons une année sous la pluie. Dehors, le vent faiblit, la pluie se calme, la vie reprend son cours. Ça n'est fini des beaux jours, voilà une éclaircie. Bellissima. Grazie ragazzi, grazie. Grazie, grazie, a, voi. Grazie a voi. Ci vediamo in vita, ciao. Speriamo. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ma adesso non restiamo soli, giusto?
No, ci trasferiamo dalla Francia, da Digione, andiamo a Washington e a Milano, dove ci sono, c'è una scrittrice, Lorenza Pieri, Micaela Molinari, che forse non ci, ha, non ci sentiva, ma ora ci sente. Bene, ciao, benvenuta. Grazie. Lorenza Pieri, ho detto già che è una scrittrice, vive negli Stati Uniti da un po' di anni, ha scritto due romanzi che sono usciti entrambi con EO, Il giardino dei mostri e Isole minori. Io vorrei chiederti se puoi raccontare, forse una domanda che ti hanno fatto tante volte, ma secondo me ci sono persone che non lo sanno, che cos'è Il giardino dei mostri? Il giardino dei mostri, oltre ad essere un romanzo, in realtà è un giardino vero, un luogo, è un luogo che in realtà si chiama Il giardino dei tarocchi ed è un posto molto bello, un giardino di sculture costruito da Niki de Senfal. Qui c'è una foto, ma non so se si vede niente. Sono un giardino che... Quasi è stato costruito, diciamo, a partire dalla fine degli anni 70 ed è stato completato negli anni 90 da questa artista franco-americana. Riproduce in scala gigantesca le 21 carte degli arcani maggiori sotto forma di queste sculture enormi, gigantesche, alcune delle quali sono delle vere e proprie abitazioni, ci si può entrare, ci si può arrampicare. Ma dov'è? Vicino a Capalbio. Il romanzo è ambientato nella prossimità del giardino dei tarocchi sul finire degli anni 80, che sono stati anni anche cruciali perché nello stesso periodo, proprio lì a Capalbio, oltre ad esserci questa fantastica artista che lavorava in segreto in questo campo che poi apparteneva alla famiglia Agnelli, succedevano un sacco di altre cose e io ho raccontato le avventure di queste due famiglie, una famiglia ricca, altoborghese romana, una famiglia locale di contadini, le cui vicende si intrecciano su diversi piani e diversi livelli, in qualche modo raccontano molto di quello che è successo non solo in questa zona fino al dopoguerra. È stata una zona sfortunata della Toscana, era la zona della malaria, era una zona in cui certo. Si andava a morire e che poi invece è diventata è ormai sinonimo di vacanze, diciamo, intellettuali, forse anche superata questa fase. Riesci a scrivere stando in America? Cioè questa distanza ti aiuta, ti crea problemi? No, mi aiuta perché è come stare un po' in esilio, no? E quindi secondo me la distanza aiuta a focalizzarsi e a vedere un po' come col binocolo quello che vuoi raccontare. Per me la questione della distanza, sia geografica che temporale, è fondamentale per la scrittura. È come se riuscissi a mettere a fuoco meglio le cose che sono successe dopo, certo. Che in qualche modo le ho elaborate o riesco a vederle con un occhio meno emotivo rispetto al momento in cui le sto vivendo. Peraltro, diciamo, entrambe le storie che ho raccontato hanno comunque delle ascendenze, perlomeno per i luoghi che racconto, i luoghi in cui ho vissuto. Il mio libro era, che si intitola Isole Minori, è ambientato all'Isola del Giglio, dove ho passato l'infanzia e ho passato l'adolescenza appunto a... Senti, Lorenza, invece... In quel periodo lì non mi accorgevo affatto di quello che stava succedendo, anzi ero proprio, diciamo, mi sembrava un posto molto noioso in cui non accadeva nulla. Invece, senti, invece c'è una scrittura più immediata nella tua vita che è quella che usi sui social, dove scrivi tanto, racconti un po' questa tua vita appunto distante dalla nostra, ma sempre... con uno sguardo sempre attento a quello che succede qui da noi e ovviamente ci stai raccontando anche come va avanti tutta la vicenda della pandemia negli Stati Uniti, che ovviamente non va molto bene. Ti volevo chiedere come va con il lavaggio degli ortaggi nell'acqua e sapone
di cui hai parlo. Una cosa che tra l'altro ha sconvolto un sacco di gente. Perché Lorenzo ha postato un po' delle foto con appunto pomodori e zucchine a bagno nell'acqua sapone. Sembrava proprio il bagnere, una cosa insomma un po' buffa. Ma lo fai ancora? O ora? Lo faccio ancora perché ormai è diventata una specie di appuntamento Instagram. Ma in realtà la prima volta che lo mi sembrava veramente bello l'effetto cromatico di tutte queste verdure e frutte nell'acqua. E ho usato un prodotto che è una specie di sapone vero e proprio per frutta e verdura a base di, che ne so, semi di pompelmo, cioè una roba super naturale. E però era molto bello, in effetti molto colorato. Però tutti che dicevano, oddio, ma che fai, lavi la frutta col sapone? Ma è assurdo! Scusate ragazzi, abbiamo una ospite da Milano che non abbiamo ancora visto, presentato, Micaela Molinari. Ciao Micaela, come stai? Bene, bene, grazie. Lavoro in una libreria bellissima, libreria popolare, e hanno anche un gruppo di lettura molto bello di cui tu dirai il nome, Micaela, perché io lo sbaglio sempre. Allora, il gruppo si chiama Le nostre anime di notte, perché il primo libro che abbiamo letto è stato quello, il libro di Tentarucco, da cui abbiamo preso il titolo. Adesso siete fermi da mesi, o vi vedete ugualmente su Zoom, fate degli scambi? No, no, ci continuiamo a vederci. Abbiamo saltato solo il mese di marzo perché non eravamo attrezzati e praticamente, però abbiamo deciso di continuare con i nostri incontri. Quindi ogni mese continuiamo a scegliere un libro che leggiamo ognuno, come sempre, separatamente per conto suo e poi una volta al mese ci incontriamo su Skype e ne parliamo. E la libreria è ripartita? La libreria è ripartita, sapete che in Lombardia la situazione è insomma un po' più grave, quindi non siamo riusciti a ripartire con le altre librerie, abbiamo iniziato solo da questa settimana con un orario ridotto, però per tutto il periodo di chiusura abbiamo fatto consegna a domicilio. E la gente cosa voglia di leggere in questo periodo? Ma inizialmente, come ho visto dai vari sondaggi, è stato così un po' per tutti, ho avuto l'impressione che le persone volessero proprio immergersi nella catastrofe. E invece adesso no, adesso mi sembra che le richieste siano un po' più generaliste, diciamo. Tra l'altro il libro che leggeremo proprio questo mese col gruppo di lettura è di E.O., quindi... Ah, del gruppo, ma del non gruppo quello di Lorenza, meno male. Lorenza, ti ricordi la tua ultima presentazione prima che finisse il mondo? Ma guarda, è stato bellissimo perché ho proprio tipo chiuso le presentazioni in Italia. Sono venuta in Italia a febbraio e ho fatto una presentazione a Milano e a Novara. Il libro era uscito in estate e avevo fatto un book tour soltanto nelle regioni del centro-sud, in località un po' turistiche, diciamo. Quindi avevo... in qualche modo ho compensato questa mancanza tornando in Italia appunto a febbraio e ho fatto l'ultima presentazione che c'è stata a Verso Books, poi quella il giorno dopo che era proprio mi sembra il 23 febbraio, quindi proprio il giorno prima del lockdown, al Circolo dei Lettori di Novara, e dopodiché me ne sono tornata qua. Però volevo dire a Michela che anche io ho un gruppo di lettura a Washington di italiani. La cosa da quando c'è il lockdown è molto migliorata, gli incontri, perché riusciamo sempre a coinvolgere anche gli autori che partecipano su Zoom dall'Italia. Vero, questo è vero. Che non hanno niente da fare come tutti e quindi accettano volentieri, quindi non accettano devono neanche prendere treni. Esatto. Mai che mi avessero invitato, mai che mi avessero invitato, mai. Devi scrivere prima di pubblicare. Ragazze, noi vi dobbiamo salutare, è stato un piacere collegarsi con Milano Washington, non credevo che l'avrei mai detto. E grazie, buon proseguimento e speriamo di vederci presto in Sardegna. Ciao ragazze, ciao. Grazie. Ciao. Adesso abbiamo un super ospite, un amico del festival, un uomo di cultura, un attore di teatro. Ce l'abbiamo già, Paola? Sì. Ok, ecco noi, forse adesso lo vediamo. Ma stai esagerando come al solito? No. No, no, è un ospite davvero importante, eccolo! Se non è lui, gli rassomiglia moltissimo. È il sosia di Neri Marco Re. Ma sono collegato? Sono sei io. Collegato, sei in onda. Oh, ciao Neri! Ciao a tutti. Come ciao. Stai? Bene, dai, si va avanti. Si va avanti. Siamo tutti nella stessa condizione, mi pare che ci stiamo... cercando di trarre il massimo da questo periodo, no? Nel bene e nel male, tanto è inutile spostarci. Ti sei fatto trovare dalla pandemia senza rasoio, però.
o è una scelta? No, sto girando in casa una serie televisiva su Sandokan. Il problema sarà trovare una tigre per combattere. No, ma qualcosa trovo, figurati, cioè, posso sopperire con questa, con altri animali. La squarto qua, così appunto. La scena quella... Aiuto, certo. Mi somigliate anche un po' con la barba così. Sì, sono io questo, l'hanno fatto dei ragazzi, me l'hanno donato anni fa e ogni tanto in questi collegamenti lo tiro fuori. E a volte Veri, quando... Però non ti sei fermato, stai lavorando, fai radio, cos'altro fai? Incidi canzoni? Ma sì, adesso sto facendo radio. Mattina Barbarossa che mi ha accolto, diciamo, nel suo studio e quindi non sono completamente disoccupato. È la prima volta che imiti te stesso, tra l'altro. Sì, quella caricatura. E non lo fai neanche tanto bene, dir la verità. No, ti vedono meglio altri. Non l'ho studiato. Sì, diciamo che la disoccupazione totale non c'è grazie appunto alla radio. Poi, vabbè, se penso a quello che devo fare tra marzo e aprile, anche maggio in corso, meglio non pensarci, perché comunque insomma tra spettacoli dal vivo, concerti e cose varie, vabbè, però insomma sono in radio, mi diverto e faccio tanti collegamenti come questo, si fa anche per stare un po' in compagnia e per tenere compagnia alle persone che ci seguono. Voi sapete quanti ci seguono adesso? Siamo almeno un 5 adesso, perché noi siamo ok. Minimo. Saremo almeno 200.000, di cui 20.000 ad Arbus, che ti seguono con una foga indicibile. Sì. Sai, Neri, che sono stato ad Arbus al concerto di Enrico Ruggeri. A un certo punto si annuncia un ospite segreto molto amato da quelle parti, sbuchi tu e gli arburesi diventano matti. Ma cosa gli hai fatto agli arburesi? No, ma allora, a parte il fatto che sia una zona bellissima che frequento da qualche anno, grazie a un amico che aveva trovato, diciamo, un luogo ameno, molto isolato, tranquillo, perfetto per questi tempi. Forse quest'estate, se si potrà venire appunto in Sardegna, sarà perfetto stare in spiaggia. Non c'è neanche bisogno del distanziamento fisico, perché già naturalmente ci sono pochissimi ombrelloni. Quindi da qualche anno veniamo lì tutte le estati. E vabbè, poi c'era stato, tipo 3 anni fa, c'era stato quell'incendio e quindi avevo fatto un concerto così per raccogliere un po' di fondi e, insomma, sono in buoni rapporti con l'amministrazione comunale e c'ho un po' di amici, ecco, man mano che gli anni passano ci sono molti amici sardi oppure anche che vengono da altre parti d'Italia. È una zona dove sto molto bene. Senti, Neri, adesso noi ti porteremo, se hai un secondo, a conoscere uno studioso di quelli che la Sardegna hanno studiata per anni. È un professore, un docente, il professor Bacchisio Bacchis, è un docente dell'Università di Siliqua. Professore, lei cosa insegna per i pochi che non la conoscono? Io insegno scienze dell'approssimazione. Nell'Università del Sulcis, giusto? Libera Università di Siliqua e del Sulcis Iglesiente, precisamente. Perché a Siliqua c'è l'università? Esatto, l'ha fondata il conte Ugolino della Gherardesca, che risiedeva nel castello di Acquafredda. Sì, sarà pieno di fuorisede, immagino. No, fuorisede pochi, non capisco perché. È strano. Comunque, il professor Bacchis oggi ci porterà a conoscere un posto non in Sardegna, un posto d'Italia, perché lui ha viaggiato molto e ha un taccuino di appunti di viaggio straordinari. Dove ci porta oggi, professore? Così portiamo anche Neri. Oggi vi porterei a Manetta. Manetta? Manetta o Monette nel patois valdostano, è un paesino meno di 2.000 abitanti che però ha saputo valorizzarsi, ora è una delle capitali della cultura italiana grazie a un festival, si chiama Festival del Travaglio ed è dedicato alla cronaca giudiziaria e ai suoi eroi. Vabbè, in effetti ormai ci sono festival di qualunque cosa, cosa fanno i lettori di gialli? Ah, che gialli, ma no. Magistrati, poliziotti, buttafuori, guardie giurate, tifosi da tutto il mondo.
L'inaugurazione, si figuri, nel 1979 l'aveva fatta l'ispettore Derrick in persona. E chi ospita questo festival? Studiosi di diritto? Vengono i più prestigiosi rappresentanti della categoria. È venuto Francisco del Garroteville, per esempio, che è stato l'ultimo boia spagnolo. È venuta Marie Claire de Guillotin, l'erede della famosa dinastia francese. Gli ospiti sono di tutto prestigio. Senta, professore, ma in questo festival vengono assegnati dei premi, riconoscimenti o solo sentenze di condanna? Come... L'ultimo giorno del festival viene assegnato il Manettino d'Oro, che è un premio prestigioso che riconosce il lavoro dei più zelanti tutori dell'ordine, insomma, a livello mondiale. Un turista che volesse visitare Manetta, ovviamente incensurato, dal punto di vista enogastronomico, quale piatto deve assolutamente provare? Dovrebbe provare l'aggravante al cartoccio. È un piatto eccezionale di carne di capro maschio pressata a piedi nudi, è ricoperta di pepe rosso e poi avvolta in un cartoccio, un sapore indimenticabile. E senta, invece, professore, una curiosità. Qualcuno si vorrà anche godere delle bellezze architettoniche? C'è qualcosa che ci vuole segnalare? Qualcosa. Il tribunale, per esempio, è bellissimo. Tribunale costruito all'inizio del 1300, si affaccia sulla piazza principale che si chiama Piazza Tomás de Torquemada ed è stata la dimora di Pier Camillo degli Arresti, che era il signorotto del feudo di Manetta. Vabbè, quello è il nobile locale, professore, il nobile locale. A lui è intitolato anche il carcere, che invece è avveniristico, è veramente modernissimo. Ma cosa faceva questo conte? Il conte, è stato un innovatore. Avete presente waterboarding, lo chiama la CIA. Lui lo faceva secoli fa nella piscina di casa sua. Ah. E poi è stato il primo a utilizzare le manette a fini ludici durante la fase del congiungimento carnale. Un eroe, questo è un bel personaggio. È molto visitata Manetta? No, non è si figuri, è poco conosciuta, io non capisco queste cose. È su TripAdvisor ha il 2% di gradimento. Grazie professore, comunque noi ci andiamo quando finisce la pandemia. È stato una curiosità, Manetta è l'unico paese della Val d'Aosta che non ha cambiato il nome durante il regime fascista. Chissà come mai. Va bene, grazie professore. Io sono convinto che Neri, una domanda su Manetta, una curiosità gliela voglia chiedere, perché l'ho visto che era un po'... Sì, non so se su Manetta, ma visto che è docente di approssimazione, allora volevo capire se approssimativamente, quante canzoni suonando James Brown, io sto, fammi fa bella figura, è vero, ti dirò bene. Approssimativamente 117. A me risultava sì, più o meno tra 117 e 117, quindi direi che ci siamo, più o meno sì. È molto precisa per essere l'università dell'approssimazione. Adesso abbiamo un ospite. Sì. Avete un ospite, un calciatore, mi risulta. Calciatore. Adesso lo facciamo entrare così chiacchieriamo con Neri. E questo calciatore c'è già? Paola, no. È già entrato? No. Dice arrivo. Non è del tutto inventata questa cosa che stiamo dicendo. C'è davvero un calciatore? Sì, c'è un calciatore. Eccolo. Eccolo! Okay. Vai Nico. L'ospite Paolo Faragò, giocatore del Cagliari, 84 presenze e 4 gol in Serie A. Sta a Cagliari da 3 anni e mezzo. Lettore, viaggiatore appassionato, ragazzo curioso. Non ha neanche un tatuaggio, cosa che per i calciatori è vero. E quindi è tutto vero. Si sta connettendo. Eccolo! Vedo che tra un po' sistema l'audio. Ciao, buonasera. Ciao. Ci senti Paolo? Sì, vi sento. No, stavo pensando che sono un po' buio, però... Così va meglio. No, va bene. Poi c'hai le vele alle spalle, va benissimo. Sei abbronzato più che altro. Sì, ieri ho preso il sole, mi sono bruciato in mezz'ora. E dove l'hai preso il sole? In terrazza. No, sia mai, non si può uscire. Paolo, però tu ti stai allenando in questo periodo.
Sì, io mi sto allenando perché sono infortunato. Solo come infortunato? Da... Ma scusa, sono due mesi che non si gioca, si è fatto male facendo la pizza forse. È da tre mesi che sono infortunato. Pensa che devo quasi reputarmi fortunato di essere infortunato perché almeno sono andato al campo, al contrario dei miei compagni. Ah, perché eri da solo e ti potevi allenare? Sì, perché chi aveva un infortunio aveva avuto un'operazione da poco, poteva andare a fare riabilitazione. Quanto ti manca per recuperare la forma? Non lo so, perché speravo di recuperare già, diciamo, in queste settimane, invece ancora i problemi continuano, quindi... Vedremo. Vabbè, frega, te hai più tempo per leggere, dai. Senti, ti dobbiamo far fare una domanda da Bacchisio, professor Bacchisio Bacchis dell'Università di Siliqua. Non so se lo conosci, se l'hai visto qualche volta in TV. Professore, prego, faccia la domanda così la salutiamo anche perché è tardi. Faragò, dica la verità. Le manca Siliqua? Beh, a Siliqua ci sono stato almeno tre volte. Tre volte. Quindi la nostalgia sarà veramente molta, sì. No, perché sono andato tre volte, tra l'altro sono fortunato perché ho degli amici che sono di Siliqua che mi hanno invitato tre volte a cena, quindi maialetto, fregola, diciamo che non mi è andata male. Va bene, allora salutiamo il professore. Professore, contento? Molto soddisfatto. A risentirci, ciao, a risentirci. Arrivederci. Senti, Neri, noi vorremmo parlare di calcio perché tu stavi parlando di calcio prima del lockdown. Sì. In qualche modo. Ci racconti cosa stavi facendo e cosa farai dopo, presumibilmente, questo spettacolo? Beh, lo spettacolo è finito giusto in tempo perché abbiamo terminato la tournée il 1 marzo con Tango del Calcio di Rigore, uno spettacolo... che aveva due registri, uno leggero, comico, e cioè aveva anche dei siparietti, diciamo, di Amano Spettacolo, affidati soprattutto a Ugo Di Ghero, qualcosa facevo anch'io, interpretavo un monologo di Benny, però diciamo la parte centrale, il fuoco, era l'Argentina 78, quel mondiale insanguinato, quella dittatura di Videla, in quegli anni 70 nei quali Sud America... vedeva tante dittature e il calcio diciamo è servito a quella dittatura un po' come foglia di fico per mostrare i muscoli al mondo, no? Come tante, certo. Come anche nelle Olimpiadi di Berlino del 36. Però il calcio, appunto, che di per sé potrebbe essere neutro, no? Al tempo stesso può rappresentare la storia epica di alcuni eroi che diventano appunto leggendari per le loro imprese e al tempo stesso coprire tante magagne della politica intesa appunto in quel senso lì e di un regime totalitario per cui si assisteva in quegli anni lì all'assurdità che a 300 metri magari dagli stadi c'erano le stanze della tortura, negli stadi si urlava di gioia per i gol di Kempes e magari a pochi metri di distanza si urlava invece dal dolore per le torture ricevute. Neri ci ha un po' portato in un territorio che è quello dell'Argentina, della dittatura e del grande racconto però sudamericano, Paolo, che gli scrittori hanno fatto, Osvaldo Soriano. Volevo sapere da te se appartieni alla schiera dei lettori sudamericani, se Soriano ti appartiene, o invece sei più nordamericano, oppure sei un lettore che si dedica ai connazionali, agli italiani, da che parte stai? Guarda, sì, più di tutto mi dedico agli italiani, perché è stata tramandata questa passione dai miei genitori che compravano i libri di Camilleri prima ancora che uscissero, e quindi... ho iniziato a leggere Camilleri, a leggere Montalbano, e poi mi è piaciuto sempre il genere. Questo era un assist, era proprio un cross perfetto. Quindi, Marco Re come Pavoletti, praticamente. Il genere che più mi si addice, che mi piace di più, è il giallo, il noir italiano, e quindi con i vari Carrisi, Manzini. E negli ultimi anni mi sono innamorato della trilogia del male di Costantini, quello davvero è stata una lettura travolgente. Lo spettacolo di cui parlavi si intitola, non mi ricordo se l'hai detto, se Flavio l'ha detto, sì, Tango. Detto, sì. Quanta musica c'è? Che musica c'è
nello spettacolo. C'era molta musica sudamericana, Mercedes Sosa, Todo Cambia, c'era solo Le Pido Adios, insomma molte per noi non è che ti vorremmo chiedere se ce ne fai una adesso. Hai allora, anche un audio perfetto peraltro. Casualmente sì, ho sì, anche una chitarra, qui c'ho sempre delle chitarre, ma siccome avevo seguito qualche vostra puntata e so che c'è anche una prova di sardità, volevo intanto mostrarvi, cioè un'anteprima, guardo direttamente in telecamera così si vede che non ho il gobbo, non so se si sente. Sì, si sente. No puedo reposar de amor e coro pensando a ti eso don si momento no estés in tristura prenda e oro ne in dispiagero pensamento t'assicuro che ti è solo bramo che t'amo forte t'amo e t'amo e t'amo t'assicuro che ti è solo bramo che t'amo forte t'amo e t'amo e t'amo. Vabbè, mi fermo qua. Wow, grande. Adesso noi abbiamo i nostri due straordinari ospiti, che sono due lettori, due uomini di cultura, uno un po' più atletico dell'altro, ma anche Neri secondo me dice la sua. Diciamo. E quindi adesso vi facciamo psicoanalizzare o biblioanalizzare dal nostro bibliopatologo. C'è, è già collegato, Guido Vitiello, che è un docente dell'Università La Sapienza di Roma, davvero. Fa davvero lezione, mette davvero i voti, è una rubrica su Internazionale in cui appunto sottopone a, anzi risponde alle domande dei lettori e delle lettrici con le loro perversioni. Voi avete una perversione di lettori e di lettrici? Ciao Guido intanto. Ciao Guido. Ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera, chiarisci meglio la domanda, Flavio, che vuol dire perversione di lettore e di lettrice? Forse Guido ci può spiegare bene cosa intende per bibliopatologie. Ma sono tante cose che pensiamo siano normali soltanto perché le facciamo con i libri, però può andare dal sottolineare in modo strano, dal andare a leggere il finale del libro prima di leggere il libro, al non prestarli mai a nessuno per nessuna ragione, e altre cose un po' nevrotiche che però siccome... Sottolineare col sangue, cose simili. Annusarli prima di leggerli, come abbiamo visto la settimana scorsa. Ma io forse riguardo proprio i libri in sé, non ho particolari manie come annusarli o sottolinearli. Sicuramente una cosa strana e che mi capita sempre è che se io ho un libro a casa non lo leggo fino a quando non ne ho comprato un altro. Cioè... No, questo è grave. Guido, cosa dici? Quindi è una terribile ansia d'apprezzazione, paura che ci sia una specie di vuoto tra la fine del libro e l'inizio di un altro libro, mi sembra. È incredibile, può darsi, perché io se non ne ho uno nuovo, tra l'altro non leggo quello nuovo, leggo quello vecchio. Non lo so. Deve essere subito pronto quello nuovo per poterlo cominciare. Però poi non verrà letto perché dovrò comprarne un altro ancora. Ce n'è uno che rimane sempre non letto, quindi mi pare di capire. L'ultimo rimane sempre non letto. È un libro sospeso, praticamente. Curioso, eh? Sì. È come la rete del trapezista, praticamente. Così sai che comunque se finisci il libro nel cuore della notte ce n'è un altro lì. È un po' la coperta di Linus a questo punto. Esatto. Bello. Però c'è un'altissima percentuale di libri presenti in casa letti, perché appunto 99%, 99,5%, non lo so, insomma, tutti i libri che hai in casa sono tutti letti, mentre io per esempio ho la sindrome opposta, che è quella dell'eterno fanciullo, oppure di quello che c'ha davanti una vita in mezza e dice tanto io me li prendo, poi li leggerò un giorno, e quindi compro più libri di quelli che poi riesco a leggere. Poi c'è una patologia che mi è venuta in mente, non ero io ma un mio compagno da
da ragazzi, che leggeva i libri per paura di sciuparli, li apriva pochissimo. Lo faccio verso di voi, li leggeva al massimo così, perché poi gli si rovinava tipo tutta la parte del fianco qua, gli si apriva troppo, quindi lì non li apriva tanto. Cos'è? Una specie di tircheria? È una specie di frigidità, cioè è proprio un... non so come altro dirlo. Mi è capitato già questa cosa. Guido, non si è sentito, scusa, ricomincia. Mi è sentito. Mi è capitato già di trovare dei lettori che hanno bisogno del libro immacolato, addirittura un caso tremendo di una persona che si comprava i libri usati e sottolineati a matita e poi andava a cioè passava una mattina intera a cancellare tutte le sottolineature per averlo nuovo e in tono. che orrore! Creare una forma originaria paradisiaca del libro perfetto in tonso. Però è veramente una cosa molto... È un amore per la verginità in qualche modo, no? Esattamente, però sai, siccome diceva San Tommaso che neppure Dio può reintegrare la verginità di una donna che ha perduto la verginità, perché ormai è successo, quindi figuriamoci se cancellando un libro torna nuovo. Invece l'altro disturbo, quello lì dell'accumulazione, quello è il più comune, il più noto di tutti. Addirittura i giapponesi hanno una parola per esprimere tutto questo, che è sundoku, che vuol dire comprare dei libri e accumularli sul comodino senza leggerli mai. Wow, che bello! I giapponesi sono così. Ah, vabbè, sundoku, conosco io, bene, conosco, però io leggo piano, cioè, a pila, a monte sale veloce, io leggo piano, però piano, insomma, movimento c'è, movimento. Va bene, con questa perla... Benissimo, proprio. Benissimo. Dobbiamo salutarti, Guido, grazie, oggi è stata velocissima la seduta. Questa era la sigla. Ok, vai. Il sardo è giusto. Se non sbaglio comincia Nicola, giusto? Allora, la prima domanda è questa. Ti leggo i nomi di 6 vitigni sardi, 2 però sono inventati e mi devi dire quali. Ok. Carignano del Sulcis, Imbriaghera di Muravera, Cannonau, Moscato di Cagliari. Aspetta. Moscato di Cagliari, Nasco di Cagliari e Malinconia di Bosa. Quali sono quelli inventati? Allora, Imbriaghera mi piacerebbe che... Vorrei che esistesse, ma purtroppo non... quindi niente, l'Imbriaghera di Muravera, dov'era? L'Imbriaghera di Muravera, è corretto. E l'ultimo cos'era che non me lo ricordo? L'ultimo era Malinconia di Bosa. La Malinconia di Bosa. Ragazzi, giusto. Vabbè, ci ha preso. Primo punto. Adesso invece la domanda è per Neri. Adesso invece sì. Facciamo una domanda un pochettino più seria. Io comunque vorrei depositare stasera, domattina, il marchio Malinconia di Bosa, perché credo avrebbe un grandissimo successo. Tutti i bosani emigrati la comprerebbero, e tollitri. Allora invece torniamo un attimo seri. Neri, i presidenti della Repubblica sardi. Allora, segni. Bello quando i quiz non ti viene la parola, no? L'altro è più facile di segno. L'altro è facile, da. Cossiga, giusto. Non pari, ragazzi, tiratissimo oggi. Avevo allora... presente, ma non veniva il nome. Paolo, una mattina i tuoi amici ti danno appuntamento dicendo ci vediamo alla quarta, ci vediamo alla prima. Ci vediamo alla quinta. Dove siamo? Al Poetto Cagliari. Giusto. Adesso tocca a Neri. Quanto siamo? 2-1? 2-1. Neri, puoi andare pari adesso, eh? Sì. Allora, questa è difficilissima, secondo me. È tensione, ragazzi. E poi fa molto ridere perché l'ho scritta io. È così. Leggiamo. 6 nomi di paesi. E 2 sono inventati. I nomi sono, attenzione, pensaci bene ai 20 secondi,
l'ho inventato adesso. Lei, Pau, Mau, Marrubiu, Maramau e Maracalagonis. Te li ridico, eh? Sì. Lei, è vero o falso? Dai, ne devo trovare due falsi. È vero. Pau. È vero. Mau. No. Non è vero. Marrubiu. È vero. E poi rimangono, attenzione, uno di questi due è falso, eh? Sì, Maramau e Maracalagonis. Maramau perché sei morto. Però scusa, Maracalagonis è più incredibile che sia vero. No, ma l'ho sentito invece. È vero. Quindi siamo due pari, incredibile. Bugheo, Bugerru e... Incredibile. Lo spareggio è Renzo. Sulla canzone. Lo spareggio è tesissimo, attenzione, funziona così. Volevo chiedere una cortesia, Neri, dopo, quando finiamo, la riprendi un attimo in braccio la chitarra, così facciamo finta che abbiamo un attimo suonato assieme, solo per fare uno screenshot. Vabbè adesso, guarda, vai. Così mi allora, mettere nel curriculum. Diciamo. Cioè, dico, abbiamo fatto un brano, io e Neri, dai. Okay? Fai anche, apri la bocca come se avessimo intonato un acuto. Adesso Renzo accenna un brano della tradizione sarda fondamentale, un punto di rottura proprio per la nostra tradizione, e voi dovete urlare il titolo o l'autore. E non è qui, vabbè, adesso vado avanti. La Saserveche Benito Pica su Cadu. Bravissimo, no. Bravo. Non ricorre di cambiare. Posso duisti ballare, magari su gambale, può ballare su duist. Bravo Neri, ma come la conosci? Mi sono buttato, Paolo, l'avevi mai sentita? Non poteva essere Maria Carta, quindi ho pensato Benito Urbu. Paolo, te la devi scaricare perché è un brano bellissimo, perché è stata la prima volta che facevano una cosa, se non sbaglio la cantavano vestiti col vestito tradizionale, però era rock, e sì, rock. Benito Urbu e quella generazione di cantanti sardi si è messa a cantare anche in inglese, molte cose. Avevano fatto la prima messa beat, e quindi una cosa molto bella, la messa beat quindi in chiesa con batteria, chitarra, eccetera. E adesso noi abbiamo un regalo per voi, ci siamo Nico? Dovremmo esserci. Ciao. Si sente io ma lo vedo. Sì, amo farmi attendere. Voglio creare un po' di aspettative, però in realtà io ho fatto tutto a dovere, quindi... No, hai la telecamera chiusa, Nicola. Hai ragione, Paola. Ciao a tutti. Ciao. Eccolo, ciao. Nicola Marungiu. Dovete sapere, ragazzi, che ci sono alcuni posti che accolgono gli scrittori, gli artisti squattrinati e senza sorte. Uno di questi posti è Sapori di Sardegna, un posto bellissimo del centro di Cagliari. L'altro è il Babel. Chelsea Hotel di New York. Esatto. Allora, Nicola, che cosa regaliamo ai nostri ospiti? Ma io ho pensato un Dettori Rosso del 2013. Guarda Paolo come annuisce, lo conosci? Per chi è questo? Ma non saprei, per chi lo merita, poi lo deciderete voi. Io. Vabbè, ma abbiamo anche un premio di consolazione, quindi scegliere un altro a caso. Una Malinconia di Bosa, ce l'hai? Allora, sì, aspetta. Mi posso muovere durante questa... Vai, certo, sì. Paolo, avrei preferito quello del 2010, che è stata un'annata migliore. Che noia, quelli che parlano di annate del vino. Allora, ho parlato. Neri, ciao Neri, io non ciao, parlare, no, visti al Marina. Ma stavo cazzeggiando, non è... No. Scherzando, ma proprio perché tu hai chiesto 2010, io ti omaggerò il Barroso 2010. Beh, il Barroso... Esiste davvero, fantastico. Grazie Nicola. Avevo intenzione di berlo stasera, quindi... Sì, beh, questo per rientrare in campo ti servirà a te. No, davvero. Non avresti un tavernello del 2006, magari, invece sarebbe... Vabbè, è dentro la bottiglia, poi ho ritappato io col sughero. Va bene, grazie Nicola e grazie anche a voi ragazzi. Vi dobbiamo salutare con la veramente grande dispiacere. No, vogliamo stare di più. Vabbè, allora andate, adesso abbiamo una canzone. Puoi anche fare un'altra canzone. Quello, vabbè, possiamo farci pure tutta la sera. A inizio campionato di quest'anno sono andato al Sant'Elia a vedere Cagliari-Inter.
E volevo chiedere a Paolo se ha giocato quella partita lì. E no, perché io sono juventino, quindi sono andato fortemente, sono andato nella curva del Cagliari a tifare Cagliari. E poi sull'1-1 ero così contento, invece poi c'è stato un rigore, vabbè, per l'Inter, d'accordo. No, non so rigore? Se... Cioè, non parliamo di quel rigore, ragazzi. Rigore... No, parliamo di rigori, ragazzi, che non Paolo viene subito multato. Temo ci fosse quel rigore lì, più che altro... No, non mi ricordo se Paolo sei titolare in quella partita. No, perché io l'estate scorsa ho avuto un infortunio all'anca, e sono stato operato non l'estate, oggi tra l'altro è un anno che mi sono operato e ho fatto un'artroscopia di anca, quindi ero infortunato e sono ritornato poi a metà ottobre. Grande ritorno con gol, commozione, esatto, da parte mia, esatto. Che ero in curva, se non altro. Prima di dare la parola a Renzo possiamo iniziare a salutare Nicola ringraziandolo per i consigli. Sì. Ciao. Forse ne è già andato. Ciao Nicola. No, sono qui, non sapevo che fare. Ok. Allora ringraziamo anche a questo punto Michela Calledda, Bacchisio Bacchis, Giovanni De Sole, che sono un po' la nostra redazione, Riccardo Azzeni, che fa il nostro editoriale scoppiettante con i disegnini a fine puntata. Ringraziamo Francesca Panzica, che è la nostra segretaria di redazione, assistente di studio, direttrice di scena, tutto. Adesso dobbiamo dare la parola, diciamo, a quel signore di Capoterra con i capelli bianchi, e voi lo vedete così un po' male in arnese, un po' dimesso, ma in passato faceva tournée in tutto il mondo con un duo che si chiama Filastrocca and Roll. Fanno canzoni per bambini che piacciono anche agli adulti. Allora, oggi cosa sbagli per noi? Oggi sbaglierò una canzone dedicata a una figura troppo importante, che è quella dei nonni. I nonni che adesso i bambini non hanno potuto incontrare molto spesso, e questo è un nonno particolare, un nonno rock. Tutti i nonni del mondo sono più o meno uguali, precisi e regolari, dei nonni e boh, che ascoltano canzoni da mille sbadiglioni che fanno addormentare, ma mio no. Mio nonno ascolta il rock, a volte il jazz e il pop, ma soprattutto rock, rock and roll, volume aumenta un tot. Mia nonna è sotto shock, perché mio nonno è rock, rock and roll. No, rock. In braccia la chitarra, mette il volume a palla, e mentre suona balla il rock and roll. Quando mi porta a scuola, cantiamo a squarciagola, soltanto brani rock, rock and roll. Coi nonni dei miei amici finge di essere normale, niente di eccezionale, un nonno è stop. Invece appena soli, si mette a fargli assoli, sognando di suonare con i Rolling Stones. No. Un po' strano sembrerà, però che male fa, è la mia superstar, rock and roll. Mio nonno è un nonno vero, simpatico e sincero, ne sono molto fiero, nonno è roll. Grande. Grazie Renzo, grazie Neri Marco Re, grazie Paolo Faragò. Noi in collaborazione con la Biblioteca di Porto Torres adesso dobbiamo annunciare il vincitore di un concorso letterario. Hanno partecipato in tantissimi e noi abbiamo fatto da giuria, quindi adesso cerchiamo il nome del vincitore, che è Daniela Nieddu. Complimenti. Vi volevo salutare con un pezzettino di Hotel Supramonte, se volete. Vai Neri, vai. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte
falsa di giorno. E poi scuse, e accuse e scuse, senza ritorno. E ora viaggi, ridi vivi, o sei perduta col tuo ordine discreto dentro al cuore. Ma dove? Dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Wow! Grazie Neri, che bello! Grazie! Piacere! Grazie! Grazie ragazzi, grazie alla Biblioteca di Porto Torres, grazie a tutte le biblioteche d'Italia, grazie alle librerie, grazie ragazzi. Paola Sorica, Nicola Musca, Lorenzo Cugis, Neri Marco Re, Paolo Faragò, grazie ragazzi. Alla prossima. Grazie. Ciao, buona serata. Voi. Ciao. Ciao. Adesso c'è ciao. Riccardo Azzeni, l'editoriale con i disegnini. Alla settimana prossima. Ciao. Ciao. Ciao.